Siamo arrivati alla conclusione della parade che abbiamo fatto oggi il 1° maggio con il padrone di merda e volevamo raccontare insomma cosa due eventi che sono successi oggi. Io ero presente a uno di questi che sin da quando eravamo in Piazza Verdi per il concentramento e quelli i padroni del balanzone e sono venuti a provocare, a minacciare e che una volta arrivati con la parade davanti al locale, appunto al balanzone, questi hanno iniziato ad alzare le mani, ad alzare la voce, a provocare, a spintonare i ragazzi con la maschera. E io purtroppo nel casino non ho capito bene, non ho visto bene di chi si trattasse, non saprei descriverlo. Mi sembrava un tipo alto che tra l'altro ho visto partire a corsa e inseguire la testa, insomma, all'inizio del corteo, della parade, e ha continuato a spintoneggiare la gente che gli stava intorno, anche la semplice gente che ballava nel corteo. Io non lo so, assistere a sta cosa è stato abbastanza imbarazzante, cioè oltretutto fate schifo e provocate in questo modo qua. Anche io oggi ho deciso di prendere parte alla parade contro i padroni per festeggiare tutti insieme il 1° maggio e per vendicarci dei padroni di merda. Già da qualche giorno alcuni dei ragazzi che insieme a me sono recati sui posti per sanzionare le varie attività dei padroni di merda mi avevano detto che nei giorni scorsi c'erano state delle minacce, velate o meno, da parte di alcuni personaggi vicini al ballanzone. Ho avuto modo di vederlo anche io quando durante il concentramento in Piazza Verdi mi è stato detto che uno di questi individui continuava a girare con fare minaccioso e provocatorio intorno al concentramento. Chiaramente dalla parte della piazza non c'è stata alcuna risposta perché non era quello che ci interessava oggi. Quando già, quindi un po' con un campanello di allarme in testa, siamo partiti con il corteo, raggiunto il ballanzone e provato a sanzionarlo e per far capire a tutti, per raccontare a tutti la testimonianza di uno dei lavoratori del ballanzone, anche io mi sono trovata in mezzo, proprio perché avevo la maschera, mi sono trovata davanti questo tipo alto con la felpa grigia che ha iniziato a scagliarsi, a provocare, a spintonare, a dare cazzotti a chiunque avesse la maschera senza senso. Quindi mi sono trovata in mezzo alla colluttazione e sono stata anche io spintonata, eccetera. Neanche il tempo di riprendermi e di continuare con la parade andando avanti, che a pochi metri ha raggiunto anche l'attività di zoo, anche lì tentando di attaccare dei manifesti per far parlare, per dare voce ai lavoratori che hanno vissuto delle tragiche esperienze all'interno di quelle attività. E anche lì ci siamo imbattuti nei padroni di merda di zoo. Siamo stati attaccati da un uomo molto aggressivo che ha provato a togliermi la maschera, ha provato a darmi un pugno, a spintonarmi, a provocarmi tentando di avere anche lui una reazione, e soprattutto successivamente sono stata assalita da una donna con un bambino in braccio che continuava ad urlare, a venirmi addosso piangendo e provando a suscitare una reazione. Mi sembra assurdo, utilizzare così un bambino, mi sembra assurdo che i padroni di merda siano disposti a tutto pur di provare a lavarsi la faccia, e mi sembra assurdo una reazione del genere nel giorno del 1° maggio, dove i lavoratori finalmente hanno provato a prendere parola, hanno provato a vendicarsi sulle attività, e questa è la risposta dei padroni di merda: solo botte, schiaffi, eccetera. Quindi noi andremo avanti e penso che dopo oggi la mia voglia di partecipare alle attività del padrone di merda sia aumentata, proprio perché una reazione del genere, se per una reazione del genere per dei manifesti, non oso immaginare cosa sia lavorare con queste persone.